Questo è un tuo tema. Una storia tenerissima, in linea con la spiccata sensibilità di chi l'ha raccontata, nonostante siano passati ben 70 anni. Eh sì, perché il cantautore poeta Roberto Vecchioni l'ha tirata fuori domenica scorsa, in occasione della sua partecipazione alla trasmissione In altre parole sulla 7, condotta da Massimo Gramellini. Vecchioni, parlando del suo ultimo libro, Dal silenzio al tuono, ha citato in un suo tema, scritto quando frequentava la scuola elementare, il comune di Manoppello. Te lo ricordi l'argomento del tema? Cosa direbbe il mio banco di scuola se potesse narrare la sua storia? Io avevo pensato che tutti i miei compagni avrebbero parlato, il mio banco di scuola direbbe che io metto sulla penna, che arrivo tardi. Invece io non ho proprio pensato a quello. Ho fatto la storia di un albero che veniva tagliato per fare un banco in Abruzzo. Il paese si chiamava Manoppello, mi ricordo. Le parole di Vecchioni hanno spinto il sindaco Giorgio De Luca a scrivere una lettera al cantautore, ringraziandolo per la citazione e soprattutto invitandolo a presentare il suo libro Manoppello per fargli conoscere la bellezza del borgo. Lo ascoltiamo. È strano questo fatto, Vecchioni che parla di Manoppello, un paese che neanche lui conosce, ma che ha visto sulla cartina geografica, e dicendo che quest'albero è stato tagliato a Manoppello e ha realizzato il suo banco di scuola. Questo banco poi finì a Milano cadde su un prato, e come se quest'albero avesse ritrovato la sua natura, le sue origini. È per questo motivo che noi vogliamo invitare oggi il professor Vecchioni a visitare Manoppello, una città di Marcinelle, la città del Volto Santo, ma qui oggi c'è una cosa più importante, che sarebbero questi alberi che hanno realizzato oppure creato il suo banco di scuola.